Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergens di Gaming Tonight e benvenuti, come anticipato, nella mia personalissima lista dei miei 10 mazzi preferiti, più eventualmente l'Honorable Mention. Sì, c'è anche a sto giro l'Honorable Mention. Iscrivetevi al canale, passate qua sotto in descrizione, trovate il nostro profilo di Instagram, il nostro profilo di Card Market e il link al nostro gruppo Telegram. Questa è la classifica sulla quale mi potete dire ti odio, mi stai sul cazzo perché ti piace questo mazzo. E so già su quale posizione vi soffermerete all'incirca, io lo so. Vi soffermerete anche sull'Honorable Mention se ci arrivate fino in fondo al video, lo so tranquillamente. Io so già su quale posizione vi soffermerete, lo so perfettamente. Ci sono due posizioni, anzi tre posizioni che saranno flammate. 100 su 100, ma va bene, cominciamo. Decimo posto per Shabula X. Perché ti piace Shabula X, che è un mazzo di merda? Perché ci sono tutto sommato legato a Shabula X. Diciamo che quando ho preso lo Structure Deck Symphony Xyz, lì dentro c'era Orbellum, che mi piaceva un sacco. Wayne è carino, l'ho fatto come mio mazzo main su Duel Links per un po' di tempo. Il mazzo è figo, me lo sto rebuildando, infatti, ecco qua. Poi mi devono arrivare le altre carte, naturalmente mi sto prendendo tutto quello che posso e poi mi faccio la lista. Ovviamente ci stanno anche delle ultimate, non vi preoccupate, sarà uno dei primi mazzi a rarità massima che mi farò, anche perché la rarità massima verosimilmente non dovrebbe costare un cazzo. Vabbè, in ogni caso, Shabula X per me è figo, loro sono veramente stilosi, sono dei guerrieri, delle cose, delle bestie, delle rane, cose, sono fighi, sono guerrieri, sono forti, belli, cioè forti il cazzo, fanno cagare, però sono belli. Poi sono sincro, non mi è mai piaciuto un mazzo sincro come questo, però penso che Adamantia ci possa arrivare. Vabbè, non lo so, in ogni caso Shabula X ci sono anche legato perché li giocavo in passato, quindi avrei inserito Pugile Indomito, però Shabula X è meglio, l'ho avuto Pugile Indomito per questo. Non ho posto, questo è letteralmente l'unico mazzo che non ho. Thunder Dragon, che dire, mazzo fighissimo Thunder Dragon, non si spiega, il Colosso è bellissimo, Titano è bellissimo, gli artwork di tutti i mostri main sono bellissimi. Thunder Dragon è un mazzo artisticamente fantastico, a volte antisportivo, ma tanto la carta antisportiva l'hanno messa a zero, quindi di conseguenza non lo è più antisportivo. È un mazzo veramente veramente figo, difficile odiare un mazzo del genere, soprattutto quando è disegnato così bene. È bello, è veramente bello, se non l'avessero distrutto me lo sarei fatto, però piano piano ci arriverò a farmi un mazzo morto, ma è l'unico che non ho di questa classifica, quindi per forza di cose me lo farò. Ma mi sto finendo Shabula X. Arriverà anche il tuo momento, Thunder Dragon. Ottavo posto. Sono già pronto al flame. Porca troia, l'ho messo così presto. Altergeist. Perché ti piace sto mazzo di merda, eh? Perché è uno dei pochi control che mi piace veramente. Multifaker è carino. Melusic, carina. Oddio, non so come definirlo. Un assessuato, Melusic. Vabbè, è carino, Altergeist mi piace come funziona, mi piace come gira. L'unico problema di sto mazzo è che sta all'ottavo posto soltanto perché non posso usare la sua massima potenza. Sostanzialmente posso usare senza extravagance per il momento, che è tipo dimezzata la sua potenza, quindi. Però a me piace come mazzo, ci posso far nulla. Settimo posto, Dio mio, Flamon dopo l'altro. Monarca, allora, perché ti piace un mazzo così antisportivo che si basa sulle norme, sui tributi, così semplice? I monarchi sono troppo fighi. E Erebus, ragazzi, l'artwork di Erebus è qualcosa di sensazionale. Io per i miei mazzi preferiti mi baso sì sul tipo di gioco, sulla qualità di gioco, sulla potenza, sì, ok, ma ho un problema, mi baso molto sull'artwork, e se un mazzo ha degli artwork proprio che mi piacciono, entrano di diritto tra i miei preferiti, anche se non lo uso molto spesso. È successo con Altergeist, perché non lo sto usando molto spesso, ci sono i mazzi che sono più in alto, che mi piacciono di più e quindi li uso più spesso. A parte che mo state votando voi i mazzi che devo giocare, quindi cazzo, lo so che mi farete giocare di ogni volta, almeno quando finirò la quarantena. Monarca, quindi, anche se non lo uso spesso, rimane un mazzo figo, è uno dei miei mazzi preferiti. Ci sta. Sesto posto, Marinces, un mazzo che campa letteralmente dal suo terreno, se li butti giù dal terreno perde malamente, ma Anemone Corallo, Chirurgo Blu,
sono bellissime come carte e poi mi piace la scala che fa per arrivare a fare la board definitiva, che sarebbe sostanzialmente il Link 4 fatto con Crystal Art, Wonder Art, fatto con Crystal Art, che quindi è immune a qualsiasi cosa, che rimane a quel benedetto oceano della battaglia sul terreno, equipaggiato con tre mostri Dinka Marinces presi direttamente dal graveyard, dal cimitero, e magari in mano la trappola che è pronta a partire tipo in permanenza infinita se controlli un mostro Link 3 o superiore a Marinces. Quindi di conseguenza Artwork belli, playstyle che mi piace, ci sta. L'unico problema è che muore se li butti giù da terreno, ma ogni mazzo il suo punto debole. E per questa posizione devo ringraziare Fabio, perché io non avrei mai scoperto quanto mi piace Marinces senza aver provato la sua lista per la prima volta. Quindi grazie Fabio per avermi fatto spendere 80 euro presso Marinces. Però mi è piaciuto, mi ha convinto fin da subito quel mazzo appena l'ho provato. E l'ho provato diverso tempo dopo l'uscita. Continuerò a chiamarle Marincesse comunque, perché sono delle principesse cesse. E perché mi fa ridere. Quinto posto. Quando Enrico aveva deciso che doveva vendere i suoi mazzi, no? Per un momento ha avuto una crisi di mezza età di Yu-Gi-Oh! Cioè voleva smettere di giocare perché gli avevano ammazzato Colosso, quell'altro temente, no? E ha detto, voglio vendere ABC, mi fa cagare in culo, non ce la faccio più a sopportare sto mazzo. Un po' come ho fatto io con Blue Eyes. Insomma, io ho odiato ABC, Blue Eyes, perché mi fa cagare, cioè fa veramente cagare. Lui ha odiato ABC, con la differenza che però, a differenza di come ho fatto con Altergeist, perché poi a lui l'ho fatto vendere Altergeist e poi io me lo sono buildato per i cazzi miei quando potevo prendermi direttamente il suo di Altergeist. Vabbè. Però io ho comprato il suo ABC. Lui ha detto, io voglio vendere ABC, a me frega più un cazzo di quel mazzo di merda. No, lo metto su Card Market, lo vendo su qualche gruppo, lo butto. Ho detto, ehi, non lo piano. Rimane con me ABC. Ragazzi, ABC a me piace, è figo come mazzo, è uno dei pochi mazzi macchina che mi piace. Cyber Drago mi piace molto, però ABC mi piace di più. È figo, io mi ricordo dei pezzi che volevo fare il mazzo XYZ appunto per andare in contrasto a Enrico che aveva ABC e quindi fare ABC XYZ, perché ABC XYZ, alla fine mi sono preso di ABC. Vabbè, alla fine, mazzo bellissimo secondo me. Quarto posto, qua c'entra Enrico perché questo mazzo me l'ha regalato lui, io non sapevo un cazzo. Burning Abyss. Mazzo bellissimo Burning Abyss, assolutamente. È basato sulla linea commedia, quindi tu dici, Pio Dio che figo! È bello, è bellissimo. Mi è scoppiata una caviglia, è bellissimo, è stupendo Burning Abyss. È un mazzo veramente fantastico che continua nonostante tutto a rimanere sempre lì, giocabile, perché comunque mi è scoppiata l'altra caviglia. Escono puntualmente dei supporti livello 3 che entrano special, poi è uscito Cherubini, io ne ho sbustati 3 addirittura, uno l'ho venduto, 2 me li sono tenuti, cioè in realtà uno ce l'ha Beppe, ma è momentaneo, il suo cazzo di Akai dovrà prima o poi avere il suo cazzo di Cherubini, che non sia il mio, e quindi di conseguenza un mazzo bellissimo secondo me Burning Abyss, non mi spiego per quale motivo, praticamente tutto il mio team lo odia questo mazzo, però a me piace, e quando ci vorrò dedicare del tempo per fare una lista decente di BA, magari adesso con la nuova Master Rule BA pick up torna a essere viabile. Il problema è che ci sono i primi 3 mazzi che li metto in bastone tra le ruote. Prima però passiamo alla Honorable Mention. Ragazzi, Chain Barn, ve l'ho già spiegato nel video precedente, non mi piace con Mia, però è un mazzo che mi piace. Ho già spiegato per quale motivo mi piace Chain Barn, sostanzialmente perché è divertente vedere come dai fastidio al tuo avversario con le trappole. Non è divertente vedere come dai fastidio al tuo avversario con Mina, quella è una bastardata. Però è divertente sta cosa delle trappole, quindi mi piace Chain Barn. Poi perde anche abbastanza facilmente, quindi non è un mazzo sbagliato. Altre honorable mentions che non ho nominato sono Cyber Drago, che è un mazzo che ho sempre provato a farmi, però a causa del suo alto prezzo, diciamo che ho sempre detto nah. Adesso giustamente se lo sta facendo Black Velocity, ok campione. E un altro mazzo invece che ho scoperto ultimamente, dato che questa classifica l'ho registrata prima di provare questo mazzo, diverso tempo fa l'ho fatta questa classifica, Adamantia.
Mazzo bellissimo. L'avevo provicchiato, l'ho provato molto di più nei giorni a seguire dalla registrazione di questa classifica e devo dire che è un mazzo veramente veramente stupendo. Entrerà quasi sicuramente in classifica, quindi ditemi se volete un aggiornamento in futuro. Però adesso possiamo cominciare tranquillamente ad andare nel podio. Terzo posto, Luna Light. Io questo mazzo ce l'ho praticamente da quando è uscito l'Ed 4, non dall'inizio, quindi. Cioè, dall'inizio di quando ho incominciato a giocare, in realtà. Perché l'Ed 4 è uscito tipo 2 mesi, 3 mesi dopo che ho incominciato a giocare. Un mazzo bellissimo, io l'ho provato per la prima volta su Yu-Gi-Oh! Pro dopo che fece la top in America. Mi piaceva, ma l'ho giocato in maniera veramente... non si poteva vedere. Però mazzo veramente veramente figo, mi piace tantissimo. Poi la Crimson Fox, quanto è bella. E poi l'OTK di Leone, ormai è entrato nel cuore. L'OTK di Leone, spettacolare, sensazionale. Dopo Luna Light si passa al secondo posto, che penso non sorprenderà nessuno di voi. Parliamo di Sky Striker, mazzo che ho amato in pochissimo tempo, veramente, in quel pochissimo tempo che l'ho potuto utilizzare, perché alla fine l'ho utilizzato per 5-6 mesi, poco tempo, tutto sommato, rispetto al tempo in cui è rimasto in vita, perché me lo sono fatto tardi, me lo sono fatto con BLHR, tutto da lì. Me lo sono fatto così, quindi l'ho utilizzato già castrato, però comunque nonostante tutto mi piaceva tantissimo il mazzo. Non lo sapevo giocare perché io per i mazzi control non ci sono proprio fatto, non li so usare i mazzi control io. Però quel mazzo l'ho veramente amato, è stato bellissimo Sky Striker. Non mi ha dato nulla, per carità, ci ho fatto un primo e un secondo posto al local, niente di che. Poi i regionali tutta merda, al YCS ho fatto cagare con Sky Striker. Però è un mazzo che non dimenticherò mai, mi è piaciuto tanto, mi rilassava proprio a giocare a Sky Striker. Mazzo veramente veramente stupendo. È tramontato con l'engage a zero, però devo essere felice, cioè, comunque sono felice quando l'ho utilizzato. Mi ricordo quanto mi divertiva Sky. E sicuramente tornerò ad utilizzarlo in qualche modo. Non voglio stuprare l'anima del povero Sky, che comunque alla fine giocarlo senza engage lascia un po' a desiderare. Però comunque merita di essere menzionato, sicuramente al secondo posto. È uno dei mazzi che più mi è piaciuto di sempre. Pace all'anima sua. Però. Quando parlo di questo mazzo mi si illuminano gli occhi, perché veramente non c'è nulla paragonabile a quello che è il mio mazzo preferito di sempre. Non verrà mai su. No. Non verrà mai superato. Non mi ha dato gioie, cioè non ho fatto primo posto regionale, secondo posto regionale, per intenderci, non ho fatto top, ho fatto delle cose decenti ai local, ho fatto tipo 20° posto regionale su 60 persone, 70 persone quante eravamo, ho fatto 3-3, l'unico regionale dove sono andato in pari, ho fatto un buon punteggio del primo regionale tra l'altro. Molti di voi, conoscendo questo canale da tempo, sapranno già. Cosa c'è al primo posto, ragazzi? Trickstar è il mio mazzo preferito di sempre. Io adoro le fatine del cazzo e mi piace tantissimo questo mazzo. E appena mi morirà Luna Light, perché succederà, sono sicuro che via non lo potrò utilizzare, perché mi fisserò con il fatto che devo tornare a giocare Trickstar puntualmente. È il mio mazzo preferito, cioè per me Trickstar è come... e Thunder Dragon per Enrico, sostanzialmente, perché Enrico non ha fatto risultati niente di che con Thunder Dragon, però gli piace tanto giocarlo. Stessa cosa per me con Trickstar, mazzo veramente che adoro tantissimo, è per questo che rimarrà per sempre imbattuto. In ogni caso, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Non vi chiedo di scrivermi qua sotto i vostri mazzi preferiti, perché tanto me li avete già scritti nel video dei mazzi più odiati, dove vi ho chiesto i 5 mazzi vostri preferiti di sempre. Oppure me li avete scritti in privato su Telegram. Noi ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video, ragazzi. Ditemi cosa ne pensate di questa classifica. Alla prossima.